Abbiamo qui il nostro concorrente, purtroppo per lui prova deludente questa sera, verrà ricordato negli annali come la peggior sua. Ricordiamo che è uscito al secondo turno, Juventus. Alquanto scandaloso, vergognoso. Prego. Volevo ricordare che martedì per l'amichevole inizierà in panchina. Verrà inculato in doccia da tutti quanti. Purtroppo non ero al meglio delle mie condizioni. Sono arrivato fuori forma, appesantito dalla preparazione stagionale. La competizione è stata dura, però è stata dura. Avevo avversari come Rube che in un minuto mangiano tanta cipa e non ho sentito, mi spiace. Il prossimo anno andrà meglio. Che delusione, ragazzi. Volevo adesso fare l'intervista a un vero campione, non a questo personaggio infimo, deludente. Parliamo con una persona di un certo rispetto che guadagna 26 light in una stagione. Allora, non è assolutamente accettabile che un discepolo del tormento, e in particolare del vincitore del primo premio tormentato dell'anno, esci al secondo turno di una gara decisiva. È inaccettabile. Quindi quest'anno ha il tormento presente ogni settimana e allenamento durissimo con Lightning. E queste sono le parole di un campione. Mi viene vomitare solo l'idea. Già un 120 kg per tavolata. Che delusione, che vergogna. Però c'è da dire che ero anche più leggero della tavolata. Volevo ricordare che erano anche bambini che rideva là. Bambini. Sbeffeggiando, mi mangio 10 in un minuto. Volevo ricordare le testuali parole di Bomber Lollo dell'altra settimana. 30 civas è facile di mangiare. Volevo ricordare che dai, era tutto il storico svolto. Mi ho fatto la cagata di mangiare prima. Si è fermato a 12 civa. No, 12. Mia mamma sentata al tavolo che mangia 13. Vuol dire la vergogna. Oh, basta lì. Che non te lo lascia caricare tutto su Facebook, è troppo pesante. No, si vergogna anche Facebook domani.